E non solo i giovani padani, perché dalla Rossa Emilia è arrivato un sindaco verde, un sindaco della Lega della Rossa Emilia. E allora diamo un grande benvenuto al sindaco di Bondeno. Attenzione, eccolo qua, prego, accomodati, e ti saluteranno anche la nostra grande, grandissima, attenzione allo sparo, non vi mettete paura, perché questo sparo è indirizzato a tutti i rossi dell'Emilia e a tutti i rossi che ci circondano. Forza! Grazie, grazie Cittadella per questa occasione, grazie Lega Nord, perché è una importantissima occasione per me per rappresentarvi una battaglia che in Emilia Romagna stiamo combattendo da soli contro tutti, contro i giornali, contro le televisioni, contro il Partito Democratico che da noi è in grande maggioranza numerica, come sappiamo. Io vengo dal comune di Bondeno, comune terremotato nel 2012, con 730 persone su 15.000 ancora fuori casa. Nonostante questo, poche settimane fa, i primi di agosto, il prefetto ci convoca d'urgenza ed autorità in prefettura per costringerci, per volerci, tentare di costringerci ad accogliere i clandestini nei nostri territori, quando io ho ancora 730 persone fuori casa. Semplicemente non ci siamo presentati. Grazie mille. Non contento, il governo e i prefetti, con un decreto particolare, hanno dato libertà ai privati cittadini, come anche tutti noi, di prendere in casa questi clandestini, un po' come un cavallo di Troia per scavalcare la volontà dei sindaci della Lega di non prenderli in casa. Allora io ho deciso e ho minacciato i miei concittadini che chiunque spezzi il legame di solidarietà tra terremotati e tra terremotati e amministrazione, gli darò una stangata fiscale sulle tasse locali che si ricorderanno a lungo. Un'altra cosa e un altro problema si appresta all'orizzonte, non solo per i sindaci, che sarebbe roba da ridere, ma per tutti i cittadini. Il governo Renzi sta normalizzando e strutturando quella che una volta chiamavano emergenza. In tutte le province d'Italia, a Ferrara c'è già, non so qui dalle vostre parti, stanno costruendo, affittando degli hub, cioè dei centri di accoglienza permanenti per gestire un fenomeno che quindi loro stessi stanno definendo normale. Questi centri di smistamento di clandestini, noi li vogliamo chiamare col loro nome, sono distributori automatici di clandestini per le cooperative rosse. Il PD mette dentro un clandestino e tira fuori 30 denari per fregare la nostra gente. È uno schifo, è una cosa indignitosa, in particolare per i miei concittadini di tutto il cratere del terremoto emiliano e veneto anche. E guardate, davvero vi ringrazio per essere qua, perché non sempre mi fanno parlare con libertà dalle mie parti, e ricordatevi che se mi applaudite io sono naturalmente felicissimo, ma siete voi che ci date la forza per combattere dalle nostre parti una battaglia come questa. Se ci state ascoltando da questo palco, voi siete la resistenza. Grazie mille, grazie Cittadella, grazie Lega Nord. Grazie, grazie a Fabio Bergamini.